dicevamo appunto 6 vittorie e 2 pareggi, appunto Torigliano, Sambiase, Vigor, Luzzese, 2 partite che finora sono finite 0-0, 21 i gol portati a casa, che portano un totale di 447 contro i 449 dell'anno scorso, i totali vinti sono alla parità 132-132, come anche i pareggi, siamo 36-36, i punti potenziali oggi erano 504, ne sono stati portati a casa 432. Le partite fuori casa siamo 45-48, abbiamo 3 partite in meno rispetto all'anno scorso. Guardando la classifica, come al solito, il bunker della difesa è quello dell'Isola Caprazzetto, che mi pare che non prenda gol da 4 partite, proprio contro la Cittadella secondo pareggio 1-1 e non prende gol appunto da 4 partite. Il miglior attacco è quello della Cittadovese con 53 gol, che oggi ha portato in testa anche il suo capocannoniere Vicentin, che ha scavalcato Paolino Gallo, e quindi Vicentin è a 16 gol contro Gallo, che ne ha 15 in questa classifica. Oggi ha segnato anche Fabio Longo e si ritrova Moschero. Giù si rivede Miceli, che ha 7 gol nella classifica dei cannonieri, e si rivede anche Carbone, che oggi ha fatto il pari tripletta e quindi è risalito un po' in classifica in questo campionato. Direi che di altri numeri importanti non ce ne sono, chiaramente c'è da registrare, l'avrai già detto tu, non lo so, questo spunto, ecco, direi, del Roggiano, che ben per lui, se possa servire, se, speriamo che non si sia svegliato tardi, alla 3ª vittoria consecutiva, e quindi oggi ha vinto per 5-0 contro un Gallico Catone, sì. Insomma, che è la 3ª sconfitta consecutiva, però 5 gol sui 21 ha fatto, 21 gol o 5 li ha fatti soltanto oggi questo Roggiano, che sicuramente è trasformato e che sta infiammando questa situazione dei playout, perché ricordiamo che chi arriva ultimo scende direttamente nel campionato di promozione.